Questa sera ho letto su Facebook: festa del Maya a San Lorenzo Isontino, e senza pensarci due volte ci sono andato. A vedere questo gruppo di ragazzi e ragazze festanti, una decina in tutto, sopra il carro assieme ad un lungo tronco, con cellulare in una mano e birra nell'altra, la prima cosa che mi sono chiesto è come avranno fatto a caricare questo enorme albero di rovere. Secondo alcune tradizioni celtiche, il 1° maggio, cacciate le streghe, si portava un albero dal bosco e si collocava nella piazza del paese. Il Mai, la Maia, der Maie, Mai Baum, l'albero di maggio. La pianta doveva essere trasportata a spalla dai giovani e, a dir la verità, vedendo questo piccolo gruppo di ragazzi, avrebbero potuto al massimo portare quel che restava della folta chioma dell'albero. Che schifo! Maria, tienila! La bambina, tieni la bambina! No, coventa! Ale! Vuoi? Tieni, spela e me. I rami, con le foglie appena germogliate, simbolo della vita che rinasce, che porta speranza, veniva dedicato alla dea Maya, simbolo della crescita. La frasca, simboleggiante l'albero, viene ancora oggi messa sul tetto di una casa appena costruita. La seconda domanda che mi tormentava: come avrebbero sollevato e fissato quell'albero così alto e pesante? Poi, mano a mano che il rito procedeva, incominciai a capire come tutta la comunità fosse impegnata in questo rito beneaugurante. Ed ho visto il sindaco in persona portare i cugni di legno. Molte persone sono uscite dalle case ed hanno portato cibo, bevande, attrezzi. Tante mani si sono aggrappate alle corde, alle scale. Uomini e donne si sono uniti in una grande forza, ed il Mai è salito e di sicuro porterà benessere e prosperità a tutta la comunità. Bandis.